Vogliamo, carine ragazze, continuare il nostro studio sui Salmi e siamo arrivati al Salmo 102 e se vi ricordate venerdì scorso abbiamo visto la prima parte di questo Salmo, i versetti 1 fino al versetto 11 e ci siamo resi conto di come certamente il salmista esprime in questi 11 versetti delle perplessità, dei dubbi che albergavano nella sua mente, li abbiamo visti, ora non vogliamo dilungarci in questo, ma avevamo anche anticipato che la seconda parte proprio di questo Salmo sarà di un tenore completamente diverso e proprio per questo motivo vi avevo chiesto di sottolineare quel ma che noi abbiamo nel versetto 12, ma tu, o Signore, e questo avversativo cambia completamente la situazione che abbiamo visto negli 11 versetti. Ora leggeremo dal versetto 12 fino al versetto 22, in quanto gli ultimi versetti li vorrei trattare in un modo un pochino particolare, ma questo lo vedremo se Dio vuole la prossima volta. Ebbene, nei versetti 12 fino al versetto 22, ma anche i versetti 23 a 28, è come se noi ci trovassimo di fronte ad un altro salmo, a un salmo completamente diverso. Invece si tratta dello stesso salmo, ma nel quale il salmista dimostra una cosa, che ha ricevuto quelle risposte che lui stava chiedendo al Signore. Ed è bello, fratelli e sorelle, quando noi andiamo davanti al Signore con il cuore anche cosparso da dubbi, da perplessità, perché questo è legittimo, è bello leggere nell'Antico Testamento quando il Signore dice al suo popolo venite e ragioniamo insieme. In altre traduzioni è scritto venite e discutiamo insieme. Però discutere potrebbe far pendere la bilancia su un atteggiamento di ribellione, su un atteggiamento forse anche di disubbidienza. Invece nell'ebraico è proprio il ragionare, cioè il colloquiare, il parlare insieme. Ed è il Signore stesso che dice venite davanti a me e ragioniamo, parliamo insieme. Il Signore vuole che noi abbiamo proprio un rapporto intimo, un rapporto profondo con Lui. Ed Egli desidera che quando il nostro cuore è dubbioso, quando la nostra mente è dubbiosa, è perplessa, perché le perplessità possono giungere in un momento, allora il Signore vuole che noi andiamo davanti a Lui e ci esprimiamo in un modo molto libero, in un modo aperto, sempre però tenendo conto chi abbiamo davanti. Quindi dobbiamo essere animati da questo equilibrio. Il fatto di confidare nel Signore, che però non deve mai trasformarsi questo in una sorta di confidenza che però è irriverenziale. Dobbiamo sempre tener conto chi noi abbiamo davanti. Allora, la volta scorsa avevamo letto versetti come il versetto 4, il mio cuore afflitto inaridisce come l'erba, tanto che dimentico di mangiare il mio pane, a forza di piangere la mia pelle si attacca alle ossa, versetto 8, i miei nemici mi insultano ogni giorno, quelli che mi odiano usano il mio nome come bestemmia, versetto 11, i miei giorni sono come ombra che si allunga e io inaridisco come l'erba. Quindi ci troviamo di fronte proprio a come se il salmista si trovasse in una sorta di labirinto dal quale non riesce ad uscire. E per uscire da questo labirinto ha proprio bisogno dell'intervento del Signore. Ed il Signore interviene. E lo capiamo proprio dal proseguo di questo Salmo. Allora, versetto 12. Ma tu, Signore, regni per sempre. E il tuo ricordo dura per ogni generazione. Tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà. Il tempo fissato è giunto, perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. Allora le nazioni temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria. Egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura, il popolo che sarà creato loderà il Signore, perché Egli guarda dall'alto del suo santuario, dal cielo il Signore osserva la terra, per ascoltare i gemiti dei prigionieri, per liberare i condannati a morte,
affinché proclamino il nome del Signore in Sion e la sua lode in Gerusalemme, quando popoli e regni si raduneranno per servire il Signore. Allora, dagli ultimi versetti possiamo renderci conto di come anche questo salmo sia un salmo che ha a che fare con il regno. È un salmo del regno. È un salmo che ci riporta a un particolare periodo che vedremo la volta scorsa, la volta prossima, ma di cui già abbiamo parlato diffusamente anche nel corso dello studio di questi salmi, come il periodo glorioso del Messia, il periodo del millennio, nel quale veramente tutte le nazioni, quelle nazioni che si saranno convertite al Signore Gesù Cristo, riconoscendolo come il Signore e il Salvatore, allora andranno a Gerusalemme per esprimere proprio un'adorazione globale e universale. Ed è questo che incoraggia il salmista. Il salmista aveva detto, ad esempio nel versetto 8, che i suoi nemici lo insultavano, i suoi nemici lo disprezzavano, ed erano sicuramente anche i nemici del popolo di Israele. Sappiamo come il popolo di Israele, vero? E oggi come oggi è ben lungi il pensiero, cioè è ben lungi dall'essere debellato il pensiero antisemita che vuole vedere veramente il popolo di Israele distrutto e rovinato. Più va avanti il tempo, più vediamo che il pensiero che ad esempio alberga nel cervello del presidente dell'Iran, un pochino le altre nazioni, non dico che la pensano come lui, ma mano a mano che si va avanti, il popolo di Israele viene sempre visto in un certo modo. E il salmista aveva questi nemici che lo insultavano, che lo disprezzavano, che si facevano beffe di lui, e come i nemici di Israele che si disprezzavano e si facevano beffe di questa nazione. Però il salmista è rincuorato ed è consolato dal fatto che il Signore regna. Il Signore regna oggi, il Signore regnava nel passato e il Signore regnerà. Anche se, come più volte abbiamo sottolineato, i nostri occhi non vedono quelle caratteristiche che un giorno ci saranno quando il Signore Gesù stabilirà il suo regno qui su questa terra. Il fatto che Dio regna vuol dire che Dio ha in mano il destino eterno di ogni creatura, il destino eterno di ogni essere vivente, di ogni essere umano. Sappiamo che per gli animali il tutto finisce alla tomba, ma per quanto riguarda l'uomo sappiamo che vi è una vita eterna. Vi è una vita eterna. L'uomo è stato creato per vivere in eterno. E questo non vale soltanto per il giusto, non vale solo per il credente, ma vale anche per il non credente. Anche il non credente vivrà in eterno. Ma in che modo vivrà in eterno? È proprio il modo, le modalità di questa vita eterna che cambiano a seconda del fatto se io ho creduto nel Signore Gesù o se io non ho creduto nel Signore Gesù. Ma anche il non credente vivrà in eterno. Il destino ce l'ha in mano il Signore, è Lui che gestisce tutto, è Lui che governa l'universo, pur lasciando però l'uomo libero di scegliere e libero di decidere in che modo vuole passare l'eternità. Questa è una scelta che Dio lascia all'uomo. Sei tu uomo che decidi se passare l'eternità con Dio o lontano da Dio. Dio non coercizza nessuno, Dio non obbliga nessuno, Dio non forza nessuno, come dice una teologia purtroppo sbagliata oggi, che è la teologia calvinista. Il fatto che Dio elegga fin dall'eternità o predestini dall'eternità chi va a salvezza e chi va a perdizione, non esiste nella Bibbia questo. Dio lascia all'uomo la libertà di scelta, però rimane il fatto che tutto quello che l'uomo potrà fare non potrà mai in un certo qual modo mettere a disagio il Signore, nel senso che Lui ha veramente tutto sotto controllo. Lui regna per sempre, ci ricorda il salmista, e il suo ricordo dura per ogni generazione. Ovviamente si parla di quella generazione che si è convertita a Lui. Allora, di quelle generazioni nel corso della storia che si sono convertite al Signore, hanno tramandato il suo nome, hanno ricordato il suo nome in una forma verbale all'inizio. Prima c'era la tramandazione orale, poi in una forma scritta, ed ecco perché abbiamo la parola di Dio, nel quale ci viene ricordato la grandezza del nome del Signore. Quindi queste generazioni che si sono succedute nel corso della storia ci ricordano proprio che il Signore
regna, che il Signore, versetto 13, avrà compassione di Sion, ovvero avrà compassione del suo popolo. Bello, sarebbe bello qui vedere tutte quelle promesse, non ne abbiamo il tempo, ma quelle promesse che abbiamo nell'Antico Testamento e che partono da Abramo, quelle promesse che hanno a che fare con questo futuro glorioso del popolo di Israele. Perché il Signore ha un piano per Israele, ha un piano per il suo popolo. Non è che dalla nascita della Chiesa questo popolo è stato soppiantato e per questo popolo non c'è più speranza. No, c'è un piano anche per Israele. E riprenderà questo piano quando il Signore Gesù tornerà per prendere la sua sposa, per prendere la Chiesa, e allora ricomincerà nuovamente a battere la lancetta dell'orologio di Dio per quanto riguarda il popolo di Israele. La Chiesa è una parentesi. L'abbiamo visto quando abbiamo studiato l'Apocalisse. La Chiesa è una parentesi. È un miracolo che c'è oggi e che nel momento in cui il Signore Gesù verrà a prendere la sua sposa non ci sarà mai più. Dopo il rapimento della Chiesa non ci sarà ancora la Chiesa sulla terra. La Chiesa è nel cielo. Ma rimarranno Israele e le nazioni, come nell'Antico Testamento. E Dio riprenderà il suo piano per Israele. Quelle promesse che noi abbiamo nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Abacuc, nel libro del profeta Isaia, nel libro del profeta Geremia, tutte queste promesse che hanno a che fare con la grandezza di Israele saranno perfettamente adempiute. Attenzione, si tratta però di un Israele che riguarderà al suo Messia, che riguarderà a colui che essi hanno trafitto. Non a quell'Israele, non a quegli ebrei che si ostineranno nell'andare contro al Signore. Nel leggere la lettera agli ebrei, nello studiare la lettera agli ebrei, vi rendereste conto che l'autore parla di due tipi di ebrei. Parla degli ebrei credenti e parla degli ebrei increduli. E questa lettera è rivolta all'uno ed è rivolta all'altro. Ecco perché anche quando leggiamo certi passi, come ad esempio in Ebrei 6, bisogna sempre fare riferimento a chi l'autore sta parlando. Sta parlando a un ebreo credente o sta parlando a un ebreo incredulo? Ovviamente le promesse si adempiranno per quell'Israele che si riconoscerà nelle sue colpe, nei suoi peccati. Come è scritto nel libro di Ezechiele, che avrà disgusto di se stesso. Così dice il libro di Ezechiele. Tu, Israele, avrai disgusto di te stesso ricordandoti di tutte le tue vergogne. Ricordandoti di tutti i tuoi peccati avrai disgusto di te stesso. E questo, fratelli e sorelle, è il ravvedimento. Quando un credente si ravvede, anche dopo convertito, io mi ravvedo per un peccato che ho commesso contro il Signore, provo disgusto di me, perché non dovevo accadere. Perché non dovevo cadere nel peccato. E allora provo disgusto di me, mi vergogno di me. E questo è un effetto del ravvedimento. Ebbene, per questo Israele il Signore riprenderà tutte le sue promesse, avrà compassione di Sion, perché è tempo di averne pietà, dice il salmista, il tempo fissato è giunto. Chiaramente il salmista aveva in mente quegli interventi, potremmo dire, puntuali, storici, che il Signore ha effettuato nel corso di Israele, ad esempio, della storia di Israele. Ad esempio, quando Israele si trovava deportato a Babilonia, e questa deportazione proseguì, vero, per 70 anni, sappiamo che Israele non è rimasto sempre a Babilonia, è tornato nella sua terra. Perché è tornato nella sua terra? Perché Dio ha compassione del suo popolo. Questo è un intervento di Dio storico per consolare Sion, per consolare Israele. Ma è una parte, è una piccola parte di tutte quelle promesse che Dio ha in serbo per il suo popolo. Chiaramente qui parliamo di Israele, non della Chiesa, proprio perché il salmista parla del suo popolo. Proprio perché il salmista parla di Israele. Ma nello stesso tempo anche noi possiamo essere rincuorati dal fatto che Dio mantiene le sue promesse, tutte quelle che ha rivelato nella sua parola, tutte quante. Anche se qui non si parla della Chiesa, però sappiamo che Dio, il Signore, ha fatto delle promesse alla Chiesa. Prima citavo il rapimento della Chiesa, è una promessa, e possiamo star certi che Egli porterà ad effetto questa sua parola. Dio non parla mai a vuoto,
ricordiamocelo, sia che le sue parole siano di benedizione, sia che le sue parole siano di giudizio. Dio non parla mai a vuoto. Ed è bello vedere anche nel versetto 14, e questo è ricorrente in alcuni salmi, come Gerusalemme sia veramente per l'ebreo qualcosa di estremamente solenne. Perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. Interessante questo salmo, questo versetto. E questo si rifà un po' a quello che dirà il salmista, lo vedremo tra qualche salmo più avanti, quando il salmista dirà: se io mi dimentico di te, o Gerusalemme, che la mia lingua rimanga attaccata al mio palato. Se io mi dimentico di te, o Gerusalemme. Per l'ebreo Gerusalemme non è per noi Roma, che è la capitale d'Italia. No, no, per l'ebreo Gerusalemme ha un affetto particolare. È qualcosa che noi non possiamo capire, perché non siamo ebrei e non lo possiamo capire. Ma per chi è ebreo può capire di più queste parole che noi abbiamo qui, in questo salmo. Addirittura il salmista dice che i servi di Dio, intesi come ebrei, amano i piccoli dettagli di quella città. Un pochino quando noi siamo lontani da casa per tanto tempo, e poi quando noi ricordiamo com'è fatta la nostra casa, abbiamo nostalgia del più piccolo dettaglio, perché noi amiamo la nostra casa. E quando siamo a casa nostra ci sentiamo in pieno agio, vero? Io potrei anche stare lontano, potrei stare anche in un hotel, in un albergo lussuoso, in un albergo con tutte le comodità, ma quando ripenso a casa mia, io sto bene soltanto lì, a casa mia sto bene, perché è lì dove possiamo dire è la mia vita insieme alla mia famiglia. Ma questo è nulla confronto a quello che dice qui il salmista, di questo ebreo, di questo servo di Dio che teme il Signore. E temere il Signore nell'Antico Testamento voleva anche indicare questo particolare affetto per Gerusalemme. Io di te, Gerusalemme, ricordo tutto, io amo anche le tue pietre, io amo anche la polvere della strada, amo anche quella parte che noi vorremmo evitare, come la polvere, no? Ci si sporca con la polvere. E qui nel versetto 14 dice proprio questo: i tuoi servi amano le sue pietre, cioè di Sion, che vuol dire di Gerusalemme, e hanno pietà della sua polvere. Però attenzione, il salmista ci ricorda anche che questo affetto, questo sentimento non ce l'avranno soltanto gli ebrei quando ritorneranno nella loro terra. È già una parte è rientrata, vero? Ma quanti ebrei sono sparsi nel mondo? Ma tutti torneranno, è una promessa che abbiamo nella scrittura, torneranno in patria. Gli ebrei che confidano nel Signore saranno raccolti nella loro terra. E non soltanto loro mostreranno questo amore, questo affetto, ma anche le nazioni. Ed ecco che questo dettaglio ci riporta al regno glorioso del Messia. Perché non è in questo tempo che le nazioni nutriranno questo timore, questo amore, questo affetto per Gerusalemme, ma soltanto quando il Signore Gesù tornerà. Non per prendere la Chiesa, ma per stabilire il suo regno di gloria. E allora versetto 15 dice: allora le nazioni temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria. Ci si troverà di fronte ad una Gerusalemme completamente diversa. Basti considerare il Tempio. Sappiamo che il Tempio ora non c'è, c'è tanta disquisizione su questo, ma noi sappiamo che la Bibbia descrive dettagliatamente in che modo e con quali misure dovrà essere costruito il nuovo Tempio. Questo lo troviamo solo nel libro di Ezechiele. Nel libro di Ezechiele, negli ultimi capitoli 40-48, ben 8 capitoli sono per la costruzione del nuovo Tempio, e quindi il Signore ha dato il modello a Israele: tu lo dovrai costruire così.
e questo tempio sarà costruito. Ma quando sarà costruito? Sarà costruito quando il re dei re, il signore dei signori, verrà e poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi. Non possiamo sapere se già il tempio ci sarà o se il tempio sarà costruito in quel frangente, ma questo poco importa. Fatto sta che ci sarà quel tempio che Dio ha disegnato e che ha rivelato nella sua parola, e lì le nazioni entreranno. Le nazioni convertite andranno a Gerusalemme, staranno al cortile del tempio, perché non potranno andare oltre, staranno là al cortile e temeranno e adoreranno il Signore Gesù. Fratelli e sorelle, questo mi consola. Questo non deve essere un periodo che noi dobbiamo considerare lontano da noi o che non ci riguardi. No, ci riguarda, e come? Perché ricordiamoci sempre che in quel periodo noi regneremo con il Re. Noi regneremo con lo Sposo, regneremo con il Signore Gesù. Noi non saremo come Israele, che sarà un popolo suddito, benché il più glorioso sulla terra. Il più glorioso sulla terra. Israele sarà capo delle nazioni, e già doveva essere a capo delle nazioni, già ai tempi del Deuteronomio, quando il Signore aveva dato la sua legge al popolo di Israele: tu devi portare il mio nome a tutte le nazioni dovranno seguire te, ma per seguire te tu devi ubbidire a me, cosa che Israele non fece. Ma quando il Signore Gesù tornerà, Israele ubbidirà totalmente al Signore e le nazioni seguiranno Israele. È una scena, fratelli e sorelle, che soltanto a pensarci fa caponare la pelle, vero? Considerando quello che noi vediamo oggi. Perché allora non ci sarà spazio per la ribellione, non ci sarà spazio per la disubbidienza. Le nazioni che entreranno nel regno saranno tutte convertite e andranno a Gerusalemme ad adorare il Re dei Re, il Signore dei Signori, quando apparirà, versetto 16, nella sua gloria. E questo è un concetto che anche gli apostoli, l'apostolo Paolo, approfondisce molto molto bene. Quando noi studiamo le epistole neotestamentarie sia di Paolo che di Pietro, non ci viene parlato solo del rapimento della Chiesa, non è solo di quello che ci viene parlato, ma ci viene anche parlato dell'apparizione in gloria del Signore Gesù. Ad esempio, nell'epistola di Paolo a Tito, vi chiedo di seguirmi un attimo leggendo questo versetto, Tito capitolo 2, forse la citazione è sbagliata, però il versetto che ho in mente è quando si parla della beata speranza e dell'apparizione in gloria del Signore Gesù. Cioè si parla di due eventi di cui prima la beata speranza a riferimento al rapimento della Chiesa, che è vista come beata speranza, e poi all'apparizione in gloria, ecco, Tito 2 versetto 13, aspettando la beata speranza, rapimento, e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Di due eventi ci viene parlato qua. Di due eventi. E il salmista nel Salmo 102 ci dice che il Signore apparirà in gloria. È la stessa espressione che noi abbiamo proprio in questa epistola, ma di altri di versetti simili nel Nuovo Testamento ce ne sono veramente veramente tanti. Allora, tornando al Salmo 102 e proseguendo nella lettura, versetti 17 e 18: egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura, e il popolo che sarà creato loderà il Signore, perché egli guarda dall'alto del suo santuario. Dal cielo il Signore osserva la terra per ascoltare i gemiti dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamino il nome del Signore in Sion, la sua lode in Gerusalemme, quando popoli e regni
si raduneranno per servire il Signore. È un periodo unico che abbiamo qui grammaticalmente, che parte dal versetto 17 fino ad arrivare al versetto 22. Di che cosa ci parla qui il salmista? Che Dio ascolterà la preghiera dei desolati. Dio ascolterà la preghiera dei sofferenti. Dio ascolterà coloro che sono nella prova, coloro che sono nell'afflizione, coloro che sono nella sofferenza. E questo è un concetto che non sarà valido solo in quel momento, quando il Signore apparirà in gloria, ma è sempre valido, perché Dio sempre si compiace di ascoltare la preghiera di coloro che si confidano in Lui, che si affidano a Lui pur essendo nella sofferenza. Tutto sta al modo, al comportamento che noi assumiamo nei confronti del Signore, anche di fronte ad una sofferenza certamente forte. Se il nostro comportamento e condotta nei confronti di Dio è ad esempio di disprezzo, di ribellione, di disubbidienza, Dio non ascolterà la nostra preghiera. Certamente ci capisce, capisce il momento, e chi meglio di lui ci può capire? Ma mai lui potrà tollerare un comportamento di ribellione. Ma se il nostro comportamento sarà come quello del salmista, che non è andato contro Dio, non è andato contro Dio, ma ha cercato delle risposte da parte del Signore, allora, qui vediamo che il salmista ha ricevuto la risposta, vero? Dice, ascolterà la preghiera dei desolati. Nei primi 11 versetti, chi è che era il desolato? Il salmista era il desolato. Lui si sentiva solo, non c'era più nessuno, i miei nemici si fanno beffe di me, tu Signore dove sei? Ma lui cercava delle risposte. Non aveva nel suo cuore il germe della ribellione. Lui voleva delle risposte e il Signore gliele dà, perché legge nel cuore del salmista, legge nel cuore di questo figliuolo di Dio. E poi dice, e non disprezzerà la loro supplica. Il Dio che noi adoriamo, fratelli e sorelle, non è un Dio sadico, non è un Dio cinico, un Dio che, volendo, potrebbe anche non ascoltarci mai. Potrebbe farlo, lui è sovrano, lui può fare tutto quello che vuole. E in un altro salmo è scritto che Dio fa tutto ciò che gli piace e nessuno può andare a dire a Dio cosa stai facendo. In Romani 9 vi ricordate, come l'apostolo Paolo citando di un'immagine che è preso dal libro di Geremia, cioè l'immagine del vasaio, Paolo dice il vaso non può dire al vasaio perché mi stai modellando in questo modo. La creatura non può dire al creatore cosa stai facendo. Quindi Dio può fare tutto quello che vuole senza che noi abbiamo il diritto di dirgli cosa stai facendo. Anche se l'uomo si prende questo diritto e quando non sa che cosa dire, incolpa Dio di tutto il male che c'è in questo mondo. E questo dimostra che non ha capito assolutamente niente del messaggio del Vangelo. Perché il suo spirito è tenebrato. Tu non cerchi Dio nella tua vita? Però quando ti fa comodo, incolpi Dio di tutto il male che c'è. Quando in realtà il male c'è solo ed esclusivamente per responsabilità dell'uomo. E l'uomo oggi sta raccogliendo i frutti del suo seme. E li ha iniziati a raccogliere, non ha finito di raccoglierli. Sta raccogliendo le conseguenze della sua malvagità. E il problema sapete qual è? Che non li raccoglie soltanto il colpevole, ma gli effetti di questa malvagità si riflettono anche su chi non ha causato in prima persona queste situazioni. Questi sono gli effetti del peccato, fratelli e sorelle. Sono gli effetti del peccato. E quindi qui il salmista ci ricorda proprio questa lezione molto molto importante. Pur essendo vero che Dio fa tutto ciò che gli piace, però si compiace di ascoltare i suoi figli. Si compiace di ascoltare le nostre suppliche, si compiace di ascoltare le nostre preghiere, perché Lui è il nostro Padre amorevole. E una cosa che Dio non potrà mai fare è venire meno alla perfezione della sua persona. Questo non lo potrà mai fare. Dio non può far tutto. Dio è onnipotente, ma non può far tutto. Ad esempio, non può peccare. Perché non lo può fare? Perché lui è perfetto.
in santità, in giustizia. L'Apostolo Giovanni ci ricorda che in Lui non abitano tenebre alcune. Lui è solo luce. In Lui non abitano tenebre. E questo è un qualcosa di veramente consolante per noi. Poi, versetto 18, è scritto che il popolo che sarà creato loderà il Signore. Qui c'è un riferimento chiaramente a Israele. Sono i salmi, i destinatari primi dei salmi, è chiaramente il popolo di Israele. Ma qui si parla del popolo di Dio. Si parla di quel popolo che ha il cuore caratterizzato dal timore di Dio. E allora esprimerà questa lode, esprimerà questa adorazione nei confronti del Signore. E di questa lode e di questa adorazione sarà caratterizzato anche il comportamento di quelle nazioni, come è scritto nel versetto 15, che temeranno il nome del Signore. È il popolo che appartiene a Dio. E quando ci sarà il regno glorioso del Messia, è molto bello questo versetto nell'Antico Testamento, è scritto che Dio finalmente potrà chiamare Israele mio popolo. E tu, Israele, potrai chiamare me mio Dio. Nel libro di Osea è scritto questo, ed è un libro straordinario. Un libro che presenta Israele come una donna adultera che ha commesso infedeltà nei confronti di suo marito, ma il Signore dice: io ti riprenderò. Io ti riprenderò. E tu potrai finalmente chiamarmi mio Dio. E io potrò dire nei tuoi confronti: tu sei il mio popolo. Vi ricordate quei nomi, i nomi delle figlie che nascono dalla relazione tra il profeta Osea e quella donna adultera? L'unico profeta verso il quale il Signore gli comanda di andarsi a prendere una prostituta, una donna infedele. L'unico profeta. Perché Osea doveva farlo? Perché Osea doveva capire che cosa prova un marito tradito costantemente dalla propria moglie. E il Signore dice a Osea: stai male, Osea? Stai male? E tu pensa come posso stare io. Nell'avere un popolo, una moglie, perché nell'Antico Testamento Israele è visto come la moglie di Dio, la moglie di Yahweh, che costantemente tradisce la mia fiducia. Però il Signore dice anche: ma giungerà il tempo che io tornerò a chiamarti mio popolo e tu tornerai a chiamarmi mio Dio. Versetto 19: perché egli guarda dall'alto del suo santuario, dal cielo il Signore osserva la terra. Quindi il salmista ci ricorda una caratteristica peculiare che ha solo Dio e che non ha nessun altro: la sua onniscienza. Tu, Signore, dal cielo osservi la terra. Ma non è che osserva soltanto il pianeta Terra, ma osserva gli abitanti della terra, osserva noi. Nulla gli può sfuggire. Ogni pensiero, ogni azione che gli altri non conoscono, che gli altri non vedono, Dio lo sa. Già lo sa, prima ancora che noi commettiamo qualcosa, facciamo qualcosa, già Lui lo sa. Non possiamo nascondergli nulla. Che cosa diremo un giorno al Signore Gesù, precisamente, quando Egli valuterà il nostro servizio, il nostro operato? Che cosa potremmo dire? Non è vero? Ti sei sbagliato? No. Che veramente il Signore Gesù ci possa rivolgere solo parole di elogio in quella circostanza. Ma qualora ci rivolgesse parole di rimprovero, che cosa potremmo fare noi? Solo una cosa: vergognarci. Non altro. Che giustificazioni possiamo avanzare? Vergognarci. E un conto è vergognarci in terra. Un conto è oggi andare dal Signore e dire: Signore, ti chiedo perdono per quello che ho fatto. Ma un altro conto sarà dirlo lassù, perché ci sarà tutta la Chiesa presente, tutti i figlioli di Dio presenti. È tutto un altro discorso, eh? Ecco perché anche nella Scrittura leggiamo questo, che quando noi ascoltiamo il messaggio della parola, il nostro cuore non si deve indurire, ma deve accogliere, accettare, credere, seguire
la sua parola oggi, oggi e non domani. Il Signore osserva la terra, nel contesto specifico di questo Salmo però, per ascoltare i gemiti dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamino il nome del Signore in Sion, la sua lode in Gerusalemme, quando popoli e regni si raduneranno per servire il Signore. Il versetto 20 assomiglia molto a quelle parole che vi ricordate il Signore Gesù lesse dal libro del profeta Isaia quando era a Nazareth, nella sinagoga di Nazareth. Lo Spirito del Signore è sopra di me. È un passo messianico, un passo che il Signore Gesù compì perfettamente nel suo ministero e nella sua persona. E lì si parla dei prigionieri, lì si parla dei sofferenti, lì si parla dei condannati a morte. E noi, fratelli e sorelle, eravamo condannati a morte. Dal momento in cui noi siamo nati condannati a morte. Questo è qualcosa che veramente ci deve far riflettere. L'uomo nasce perduto. L'uomo nasce come suddito, come cittadino dello stagno di fuoco e di zolfo. Questa è la condizione di tutti quanti. Ma nel corso della sua vita l'uomo può scegliere, può decidere di cambiare questo suo destino. E lo può fare solo in un modo: credendo nel sacrificio, nella morte, nella risurrezione del Signore Gesù. E allora da cittadino dello stagno di fuoco e di zolfo diviene cittadino del cielo. Questo è straordinario. E chi ha realizzato proprio questo? Chi ha realizzato questa, la salvezza del Signore, la grande salvezza del Signore? Come possiamo rimanere indifferenti di fronte a un miracolo così grande che è avvenuto nella nostra vita? Da morto nel mio peccato, ora sono diventato morto al peccato. Cioè il peccato non mi deve più riguardare, perché sono cittadino del cielo. Non lo realizzo ancora pienamente, perché sono cittadino italiano. I miei piedi sono ancora appoggiati qui, ma rimane il fatto che sono cittadino del cielo, che noi siamo cittadini del cielo, se abbiamo posto fede nel Signore. E un giorno realizzeremo veramente tutto questo. Ebbene, qual è l'obiettivo di tutto? Una lode universale. Perché loda Gerusalemme, ovvero loda Israele, ma lodano anche tutti quei popoli e tutti quei regni che si sono radunati per servire il Signore. Nel periodo glorioso del Messia non ci sarà soltanto adorazione, ma insieme all'adorazione tutte le nazioni serviranno Dio, tutte le nazioni serviranno il Signore Gesù. Il Signore Gesù comanderà e le nazioni ubbidiranno senza porre replica, ubbidiranno immediatamente. Perché è Lui che governa, e governa con una verga di ferro. Non è più l'umile agnello che si è dato per l'umanità. Quando Egli apparirà in gloria, l'abbiamo ricordato più volte, Lui rassomiglierà ad un altro animale, il leone della tribù di Giuda, con il quale non si può scherzare. Quando il Signore Gesù è venuto sulla terra, gli uomini hanno osato farsi beffe di Lui. Hanno osato schernirlo, hanno osato oltraggiarlo, gli hanno posto una corona di spine, gli hanno sputato addosso, e il Signore Gesù non si è difeso. L'Apostolo Pietro dice che Lui si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Ma quando apparirà in gloria, nessuno potrà osare sputargli in faccia. Nessuno. L'unica azione che faranno, che dovevano già farlo gli uomini quando Gesù, il Signore, era sulla terra 2000 anni fa, nel momento in cui lo vedono, è gettarsi con la faccia a terra e adorarlo come Re dei Re, Signore dei Signori, ma adorarlo anche come colui che un giorno ha dato la sua vita per l'umanità. Questo faranno le nazioni. Ed è uno scenario, fratelli e sorelle, che veramente deve riscaldare il nostro cuore. E sarà qualcosa di mondiale. Mondiale, non solo a livello nazionale, ma mondiale.
Fratelli e sorelle, io credo che questo ci deve incoraggiare a trasmettere, a portare il messaggio del Vangelo oggi a coloro che ancora non lo conoscono. Perché noi conosciamo queste cose, le abbiamo fatte nostre, le conosciamo da tempo, le rinverbiamo quando il Signore ci dà l'occasione di approfondire questi concetti, ma l'uomo della strada non sa queste cose. E chi è che ha il compito di fargliele conoscere? Non un altro, ma noi. Noi abbiamo questo compito. Non possiamo dire al Signore, Signore, manda qualcun altro. O meglio, possiamo anche dirlo, ma a nostra vergogna. Che veramente possiamo rispondere come il profeta Isaia, quando venne chiamato al ministero profetico. E il Signore disse, chi manderò? Chi andrà per noi? E Isaia cosa rispose? Signore, non mandare un altro. Ci sono io, manda me. Fratelli e sorelle, che questa possa essere veramente la nostra predisposizione, il nostro desiderio, che siamo noi ad andare da coloro che non conoscono il Vangelo e di approfittare di tutte quelle occasioni che Dio ci dà per trasmettere l'unico messaggio che l'uomo oggi deve ascoltare, che è il messaggio della salvezza. Noi un giorno l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo creduto. Il nostro desiderio è che anche tanti altri possano fare questa straordinaria esperienza. Se Dio vuole, la prossima volta concluderemo questo Salmo e lo vedremo sotto un aspetto profetico. Perché l'ultimo argomento di cui ci parla il salmista è un atto divino, è un atto di Dio che farà alla fine dei tempi. Con questo ultimo atto si conclude la storia dell'umanità, di questa umanità, di questo mondo, con l'atto che ci viene descritto dai versetti 23 fino al versetto 28. Allora che veramente possiamo continuare ad adorare il Signore per gli insegnamenti, per la potenza che abbiamo anche in questo Salmo. E io veramente ringrazio il Signore che mi ha dato l'occasione, mi dà l'occasione di approfondire i Salmi, perché i Salmi, vero, molto spesso vengono letti in un modo forse superficiale, in un modo frettoloso, però vediamo come analizzarli, approfondirli, seppure superficialmente, reca veramente la nostra anima del grande sollievo, che solo il nome del Signore quindi venga glorificato, venga onorato per la bellezza e la profondità della sua parola. Amen.